sono Enrico Zilli, seguo i social media e le attività digitali di Class e Coab. E oggi siamo qui per parlare di una sfida e di una doppia sfida, una sfida sia nel mondo del tessile sia nello sport. Con noi oggi parleranno appunto Nicola Gavardi, Communication Manager e PR di Scott Racing Team, Ivano Camozzi, presidente di Scott Racing Team e Brand Manager appunto di Scott Italia. Come special guest avremo Yuri Ragnoli, il rider, e per quanto riguarda Roika avremo Paolo Bellias, sales representative di Italia, Slovenia e Croazia, dei mercati italiani, sloveni e croati, e poi per CTIP Sergio Librandi, executive marketing manager. Quindi a questo punto vi lascio la parola, vi volevo solo ricordare appunto di spegnere i microfoni quando appunto non si potrà parlare. Alla fine del talk ci saranno 10 minuti dedicati alle interviste, alle domande. Ricordo ancora che è possibile che questa conversazione è registrata. E vi chiedo anche se volete ulteriori domande, volete rimanere in contatto con Class, di poter lasciare il messaggio nella chat che trovate appunto, cliccando appunto il messaggio della nuvoletta che è nella barra centrale di fronte nella barra centrale. Per eventuali domande, in caso appunto voi avesse richiesto, potete appunto utilizzare la chat oppure addirittura potete usare anche la chat di mano, che sembra molto interessante per tutti. Lascio adesso la parola a voi e benvenuti a tutti quanti e grazie. Bene, inizio io, sono Nicola Gavardi di Scott Italia, ho un'evoluzione e intanto sento un battito sul fondo che ci collega, non lo sento più. Sono comunque felice oggi di essere qui con il nostro team durante questo periodo per tutte le attività racing, sempre ringrazio comunque tutti gli atleti, anche tutti i nostri partner che ci hanno portato il nostro. Oggi siamo qui e vado subito al dunque per raccontarvi questo grande lavoro di squadra che è stato fatto Scott Italia insieme a Ender City, Roika e Rossi. Però, quanto più una novità per quanto riguarda il mondo dello sport e del ciclismo, soprattutto una novità che sta impiegata e utilizzata questa forma per un'impresa che più di noi ha, come posso dire, realizzato nelle scorse settimane. Ci siamo sentiti tante volte con Yuri, abbiamo nel prossimo lockdown insieme anche a Ivano, abbiamo più volte cercato di capire cosa poteva essere interessante il progetto da sviluppare per questo periodo così difficile e alla fine è stata proprio l'idea pazza di Yuri di mettersi in gioco di sviluppare una grande sfida, questa veramente sostenibile, questa uniforme sostenibile ad oggi presente sul mercato. Pronto? Nicola, forse c'è un problema con il tuo audio perché ti sentiamo un po' metallico. Non si sente. Non si sente. Non si sente nulla, eh? Non si sente nulla purtroppo. È andato peggiorando purtroppo. Mi sentite? Un pochettino meglio, prova, c'è un eco pazzesco. Mi sentite? Pronto? Ti sentiamo, ma sei molto metallico. Sì, esatto. Ma io sono una zona che abbiamo prove di Prova a mettere gli auricolari. cioè non si sente niente, Nicola. È impossibile capire. No, non so se Ivano vuol provare, magari vedere se funziona meglio. Io sono un'altra postazione, mi sentite? Sì, molto bene. Benissimo. Ti alzi solo un po' la voce, Ivano. Sto gridando, ma Grazie. probabilmente. Non so. Vabbè, ne introduco magari la mia parte, mentre che Nicola magari si riassesta un attimo col suo audio.
Innanzitutto io voglio fare un ringraziamento a Classe GP Network per questo invito, siamo stati veramente molto contenti, ci fa sempre molto piacere trovare degli sponsor che credono nei nostri progetti, non solo in una forma di sponsorizzazione passiva, ma in una forma di sponsorizzazione attiva, cioè che interagiscono con noi su queste nostre nuove attività. Come ha anticipato Nicola, questo progetto legato ovviamente a questa impresa di Yuri non era tanto fatta per fare un'impresa, ma per rivivere un momento di stand-by agonistico, dove ovviamente purtroppo per quello che è successo c'è stata una grande pausa e l'impegno di Scott Racing Team è stato in questi mesi ovviamente di inattività di attivare tantissime forme di comunicazione per interagire con i nostri appassionati in primis, con i nostri sponsor e tutto quanto. Una di queste appunto è stata quell'impresa, perché è veramente un'impresa, anche se noi, ripeto, non avevamo voluto registrarla nei Guinness dei primati o tante altre cose, perché lo spirito non era quello, lo spirito era veramente di far passare il valore umano di Yuri vicino a casa sua, perciò non siamo andati in posti assurdi dove magari le condizioni tecniche erano ancora più favorevoli, ma abbiamo voluto veramente che Yuri restasse nel suo territorio e enfatizzasse il suo territorio, il suo valore tecnico, ma lo spirito, ripeto, era veramente quello di creare un evento mediatico per gli appassionati. Questo è un po' quello che Scott Racing Team ha fatto in questi mesi qua. Sembrerebbe che a brevissimo, nell'arco di 15-20 giorni, dovrebbero ripartire le gare, intendo gare a livello nazionale, perciò forse riusciremo a avere la seconda parte della stagione con un'attività vera agonistica che si dovrebbe chiudere attorno a metà, ai primi di ottobre, col Mondiale in Turchia. Ovviamente non diciamo niente, incrociamo solo le dita augurandoci che tutto vada per il meglio, ma soprattutto che si possa ritornare in tranquillità, andare a pedalare e vivere al meglio lo sport. Spero che Nicola in questo momento si sia risistemato col suo audio. Nicola, mi senti? No, forse mi sentite? Si sente? Niente. Non si sente. È difficile, Nicola. Ma anche non si sente. Sei metallico, si sente la voce metallica, questo è il problema, per cui non si riesce a comprendere. Prova a disattivare il video, magari è più connessione poi sull'audio. Mi senti? Nicola, se ti lascio la mia postazione. Va bene, provo a venire lì tanto. Bene. Io lascio la mia postazione, vi ringrazio, un salutone, un abbraccio virtuale a Giusy, Paolo e Sergio e a tutti gli ospiti, mi raccomando, seguiteci, grazie mille. Grazie Ivano. Grazie a te. Grazie, ciao, Ivano, grazie mille. Ciao. Bene, non ruberei altro tempo, ho detto tutto Ivano, l'unica cosa che mi permetto di dire è la parte, diciamo, mediatica. Per noi è stata molto importante, nel senso che con questa divisa unica e sostenibile, con questa impresa di Yuri, abbiamo comunque veramente alzato il livello anche della comunicazione, perché siamo riusciti a raggiungere qualche canale anche mainstream, soprattutto con l'uscita del servizio su Mediaset. Per noi è sicuramente molto importante questo, perché come tutte le attività cerchiamo di sempre di alzare il limite, di portarle anche a un pubblico che è extrasettore, anche per far conoscere lo sport, ma anche tutte le lavorazioni e le attività che facciamo durante l'anno. Quindi penso che questo lavoro di squadra ha premiato tutti, io la faccio breve, scusate per il disagio tecnico, e ora lascio la parola per quanto riguarda la parte tecnica, abbiamo sicuramente ospiti di livello, e quindi buon lavoro e buona continuazione, noi siamo qui comunque in ascolto. Grazie. Grazie Nicola e grazie Ivano. Io sono Giusy Bettoni, sono il CEO di Class e ho il bellissimo compito oggi di
moderare questa conversazione, che sarà sicuramente non solo tecnica ma anche molto passionale. Class è questa piattaforma che dal 2007 si è specializzata nell'integrazione dell'innovazione responsabile sia nei materiali che nel marketing e nella comunicazione. Per cui è un motivo in più oggi di essere qui con, abbiamo parlato di squadra, no? Per quanto riguarda Scott, qui oggi abbiamo l'altra squadra, quella che ha lavorato a stretto contatto con Scott per fornire una parte di mezzi per poter poi lavorare al meglio dal punto di vista poi delle prestazioni. E come persona che si occupa di responsabilità, per me oggi è veramente un piacere, perché Scott ha dimostrato che si può fare innovazione legata alla sostenibilità e alla performance. Cioè, e questa impresa di Yuri è andata veramente oltre tutte le aspettative. Quando parlo di aspettative parlo del fatto che con questo team noi ci siamo incontrati a ISPO, a Monaco, a fine gennaio, sembra di parlare di un'altra vita, no? Perché prima del lockdown sembra che siano passati veramente tanti anni. Però eravamo a Monaco proprio per presentare al mondo questa innovazione grande, ed eravamo con tutta la squadra proprio della supply chain, per cui con Sergio Librandi di CTIP, con la parte di Roy, che in questo caso è Paolo Beglia, sulla parte poi italiana, perché poi parliamo anche di Made in Italy, e Rosti, che non è qui con noi, ma che è una parte importante di questo discorso. Per cui l'impresa è doppia, perché fare un'impresa, e poi parleremo anche con Yuri di questo, ma parliamo di cosa ci sta dietro questo uniforme, perché è unica nel suo genere, e mai pensavamo a gennaio, quando l'abbiamo lanciata, che avremmo fatto un percorso di questo tipo, perché noi a gennaio ci aspettavamo ancora la stagione e tutta una serie di cose. Però grazie a Yuri e alla Scott ci siamo ritrovati in una prova che ha messo alla prova tutto quanto, sia mentalmente sia fisicamente, e anche con i mezzi a disposizione, dalla bicicletta all'uniforme. Però ecco, io passerei a questo punto a Sergio Riblandi, che è CTIP Executive Marketing Manager di CTIP. Per cui Scott è sicuramente stato, e con i suoi biker, sono stati sicuramente un grande forza motivatrice, no, per arrivare a presentare un progetto di questa portata. Ma sappiamo che la squadra della supply chain è altrettanto importante. Per cui parlaci magari un attimo di CTIP e come si è arrivati lì. Ma guarda, tanto ti dico come siamo arrivati. Siccome condividiamo gli stessi valori, è stato facile trovare un allineamento su questo progetto di innovazione sostenibile. Quindi questa è la prima cosa. Ho sentito parlare prima Ivano di valori umani relativi alla prova di Yuri, ma non solo, e di passione. Sono gli stessi valori che ovviamente condividiamo, e sono i valori che ispirano qualsiasi tipo di iniziativa. Per quello che riguarda CTIP, soprattutto nello sport, perché poi lo sport, oltre alla scuola e al lavoro, è la cosa più importante che abbiamo nella vita, che condividiamo nella vita, a mio modo di vedere. Cosa fa CTIP? Due parole. Vabbè, CTIP da oltre 60 anni produce tessuti tecnici, sia per usi industriali che per lo sport. Sport intendo abbigliamento, calzatura, fodere caschi, quindi siamo presenti in modo trasversale nelle attività sportive, e vestiamo moltissimi sportivi in diversi sport in Europa in particolare. Riguardo alla sostenibilità e a questo progetto, questo è parte di un più ampio piano di sostenibilità in cui CTIP crede ormai da diversi anni, perché crede in un sistema economico ecosostenibile. Non sto parlando nel breve, ma comunque è un modello industriale che stiamo portando avanti, in cui crediamo e in cui stiamo anche investendo, quindi non è solo un credo virtuale, ma abbiamo investito oltre 5 milioni di euro negli ultimi anni, perché crediamo che oltre ad una maggiore qualità ambientale si debba pensare anche ad una sempre maggiore equità sociale. Questi sono un po' i principi che hanno ispirato la strategia di CTIP e l'implementazione di questo modello. All'interno di questo modello ovviamente c'è tutta l'attività di innovazione, di sviluppo, e naturalmente oggi viene definito eco-design. Tendenzialmente si fa innovazione sostenibile partendo dai materiali. E
ovviamente tutto all'interno di un quadro normativo internazionale che per noi è un sistema di controllo, che sono le certificazioni. Abbiamo investito, come ho detto prima, sia in risorse umane ma anche in un processo di riqualificazione degli impianti, di efficientamento energetico e quant'altro, che oggi è anche misurabile, nel senso che nel 2019 abbiamo ridotto le emissioni di CO2 per oltre 3.000 tonnellate. Questo è un primissimo risultato non trascurabile, che ci fa capire che quello che stiamo facendo non è solo responsabile, ma è necessario. Questo dal nostro punto di vista. Abbiamo quindi, quando facciamo innovazione sul prodotto, come nel caso del progetto dell'uniforme di Scott, cerchiamo di coniugare l'efficienza o le performance, chiamiamole come volete, a questo principio di ecosostenibilità, con un'attenzione particolare ai materiali, alle materie prime, ai coloranti e sostanzialmente all'intero processo. Tu Giussi parlavi di supply chain prima. Allora, quando si parla di economia circolare o comunque di un sistema economico sostenibile, è inevitabile che debba essere la filiera, l'intera filiera, a farne parte, a partecipare. Un'azienda da sola, pur integrata come CTIP dal filo al prodotto finito, è parte comunque di un processo più ampio. Non a caso c'è Paolo che rappresenta Roica, che è un nostro fornitore privilegiato, peraltro con cui facciamo innovazione da sempre, intendo dire, da quando collaboriamo e da quando ci conosciamo, anche perché Roica lo fa per natura, per vocazione, non so come dire, ecco, a questa identità. E di conseguenza la filiera è diventata importante per arrivare poi a questo risultato, che credo sia molto importante e anche simbolico, perché è uno dei primissimi casi, una delle primissime, se non la prima, uniforme, diciamo, ecosostenibile, e quindi siamo molto contenti. Come dicevo prima, quello che ci ispira e quello che ci piace di Scott e degli altri attori che sono rappresentati qui sono veramente i valori umani che traspaiono da questa squadra, da questi ragazzi, da questa azienda, a partire da Ivano fino a tutto il team, e la grandissima passione. Ho seguito l'impresa di Yuri in parte, perché non ho neanche più il fisico per seguire l'intera trasmissione, figuriamoci, un'impresa di questa portata. E traspariva veramente la passione, la fatica, traspariva tutto. Sono valori che io temo un po' si siano persi e che invece ritrovo pienamente in Scott. E questo mi entusiasma ed è contagioso. Ecco, un'ultimissima domanda veloce, ma che è importante, Sergio. Ci racconti il tessuto utilizzato, di modo che poi entriamo anche nei dettagli di che cos'è la sostenibilità poi a livello di prodotto. Poi Yuri ci racconterà come l'ha vissuta, che cosa gli ha fornito, no, questa cosa, che cosa gli è servito. Però ecco, allora, se magari diamo tessuto, anche un'idea a chi ci ascolta di che tessuto è importante. Il tessuto è stato realizzato con dei filati riciclati, certificati da poliestere, da bottiglie di plastica sostanzialmente, quindi è un recupero di bottiglie di plastica che sono state ripolimerizzate, un termine tecnico lo capisco, ma comunque riportate allo stato del filo e quindi ritessute, ritinte, eccetera, e portate al capo finito. Abbiamo, come ho detto prima, guardato non solo a criteri di efficienza, no? Quindi di performance, abbiamo cercato di mantenere tutte le performance che rispondessero alle esigenze di Yuri e della squadra in termini di traspirazione, comfort, fitting, modulo elastico, anche dal punto di vista estetico, quindi abbiamo mantenuto queste performance tecniche e unite a materiali e processo, perché non è solo un problema di filo riciclato, peraltro certificato, ovviamente noi abbiamo diverse certificazioni, come ho detto prima, la più importante è quella ambientale, poi quella di prodotto che è la GRS, che dà proprio la garanzia di qualità e di sicurezza sulla tracciabilità dei fili riciclati, quindi la provenienza del filo riciclato, quindi quando si dichiara
che arrivano da bottiglie di plastica riciclate o da scarti industriali fine vita, che quindi vengono riportati, vengono riutilizzati, perché questo è un po' il concetto dell'economia circolare, si riesce ad arrivare a questo tipo di risultato. Spero che sia stato anche apprezzato da parte della squadra, il nostro obiettivo era quello, insomma. Grazie Sergio, entriamo a tutto campo e la cosa mi fa immensamente piacere a parlare di sostenibilità misurabile, una sostenibilità a tutto tondo, di sistema e non solo di guardare al semplice ingrediente, alla semplice certificazione. La certificazione in questo caso sta a provare che quello che diciamo è effettivamente quello che abbiamo fatto, e quando si parla di 100% sostenibile come l'uniforme è perché si è potuto inserire anche l'aspetto dell'elastomero, per cui parliamo di stretch, di premium stretch, e vorrei chiedere a Paolo Bellia di parlarci di questo mondo di Roica, di Asai Casei, tutto italiano ma che comunque è europeo, ma che ha anche delle radici lontane, insomma, che sono quelle anche del Giappone, che fanno parte del quadro. Paolo, questo sconosciuto elastomero è anche sostenibile, raccontaci. Ma, diciamo, sconosciuto forse per il mercato europeo, perché per quello che riguarda Giappone, mercato asiatico, Asai Casei è una multinazionale molto importante, molto... Parlavo di elastomero sostenibile. Sì, sì, ma partivo un po' da lontano, comunque. Comunque, dopodiché Asai Casei è entrata in Europa nel 2007 con un impianto in Europa, in Germania, e lì ha cominciato a portare la sua mission, che è innovazione e sostenibilità, perché voglio ricordare che la mission di Asai Casei sulla sostenibilità esiste da molto prima, diciamo, di certi tipi di certificazioni che ci hanno permesso poi di lanciare sul mercato questi prodotti che abbiamo sviluppato in collaborazione con Citip, e siamo quindi arrivati a sviluppare prodotti col marchio Roica nel mondo del sostenibile, dove noi abbiamo una famiglia, non è solo un unico prodotto, che è quello che è stato usato in questo momento per la divisa che indossa Yuri adesso, ma esiste proprio noi abbiamo fatto una famiglia che si chiama Roica EcoSmart e comprende, diciamo, un paio di prodotti. Nella fattispecie il prodotto che è stato sviluppato per arrivare poi a fare il tessuto in partnership con Citip, se Sergio si ricorda, l'avevamo provato già 6 o 7 anni fa, i primi test. Certo. Comunque arrivare a prendere la fibra elastica, riciclarla e ripolimerizzarla e farla tornare filo, sinceramente devo dire che è molto stato, tecnologicamente parlando, molto più complicato che non fare il riciclo dalle bottiglie del PET, delle bottiglie di poliestere. Ad oggi Roica è l'unico prodotto che ha una famiglia di elastomeri sostenibili, e questo, diciamo, ne vado fiero, perché tutto questo sviluppo è stato poi comunque fatto in Europa, con a partenza dall'impianto che abbiamo in Germania, e sviluppato in tandem con Citi, facendo anche qualche errore di percorso a cui abbiamo poi anche rimediato per arrivare oggi a avere un prodotto certificato GRS, come diceva Sergio, quindi tutto il tessuto prodotto oggi ha questa certificazione da una terza parte, appunto, che testimonia che è stato fatto tutto in modo, diciamo, pulito in tutti i sensi, e quindi questo, diciamo, è stato un successo, è stata una conquista. Quello che vediamo noi oggi è che questo mondo del sostenibile, noi siamo partiti, diciamo, 5-6 anni fa con questi, come dicevo, con questi primi, queste prime prove. Il mondo dello sport, a dire il vero, è stato il primo settore, il primo campo applicativo che ha apprezzato questi sforzi e questa evoluzione. A livello di prestazione, la fibra Roica sostenibile, in questo caso Roica Eco-Friendly, che è quella riciclata, certificata,
garantisce le stesse identiche prestazioni che si possono ottenere con un polimero, diciamo, vergine, quindi non sostenibile. E questo è stato il grande successo, la grande conquista. Io non sto a spiegare a livello tecnico tutte le difficoltà, perché qui si entra proprio nel mondo della chimica, però devo dire che ce l'abbiamo fatta. CTIP è stato un partner importante, non solo per questo progetto, ma per tanti progetti, perché abbiamo anche altri progetti, addirittura con un tessuto brevettato, sempre per uso sportivo, fatto questo anche qui 7-8 anni fa, giusto Sergio? Biot. Sì. Esatto. Sì, esattamente. Sì. E quindi... Peraltro l'ho adottato anche da Scott subito. Ah, ecco. Bene. Sì, sì, sì. La scorsa stagione in realtà abbiamo fatto tutte le uniformi con questo filo che genera calore, diciamo, termico. Ecco, mi era meccanica. Era un po' sfuggito, sì. Sono 3 anni che sono concentrato sulla sostenibilità, sullo sviluppo della sostenibilità, ogni tanto mi perdo qualche pezzettino. No, piacere, perché comunque anche il Team Scott, dove Roica, che è alla fine un produttore di fibra, di filo, ha comunque investito, ci ha creduto in questo team, in questo progetto, in questa squadra. Quindi, e per me comunque da ex ciclista, non professionista, che sia chiaro, amatore, come buon Sergio diceva prima, avere diciamo l'orgoglio di vedere Yuri che si fa il Göring 10 volte. Io di notte un po' lo seguivo, se devo dire la verità. Sì, nei miei dormiveglia c'avevo il telefono lì, guardavo Instagram. No, un po' anch'io. E dicevo, cazzo, ancora lì che pedala. Anzi, io a volte lo spingevo, diciamo. No, poi mi è piaciuta molto la frase, scusate l'escurso, mi è piaciuta molto la frase quando era al rifugio, che ha detto è quando la testa, è quando il motore non ce la fa più, si parte con la testa. Lì avevi detto una cosa del genere, quella lì ho detto, ma, chapeau, perché è vero. Le 3, le 4 notte io penso fosse un orario del genere, devo dire che esatto. E comunque niente, per me in qualità di rappresentante Asai Casei Roica comunque è una grande soddisfazione vedere un prodotto sostenibile indossato anche per questa impresa, al di là delle competizioni, che diciamo forse la competizione pura non trasmette il valore umano, ma anche il contatto con la natura. Per cui insomma è ancora più sostenibile, ecco, a livello concettuale, per quello che mi approccio. Quindi direi che siamo molto contenti e speriamo di andare avanti con ulteriori evoluzioni che possano aiutare Yuri anche a livello psicologico, magari sapere che addosso un qualcosa che non fa male, salubre, diciamo, anche per il rapporto con la natura e con lo sport, sia una cosa interessante. Ecco. Mi intrometto un secondo, soprattutto per questioni di tempo, ma penso che mi piacerebbe moltissimo continuare la conversazione con la supply chain, perché io so che ci sono tante cose nuove che stanno bollendo in pentola, sia per City che per Roica, però è anche il momento di capire da Yuri questa uniforme come ha funzionato, come si è sentito. Prima di tutto comunque gli faccio veramente dei complimenti grandissimi, perché enormi, non so nemmeno come esprimerli, dovremmo avere il video con tutti i cuoricini, con tutte le cose per riuscire anche a visualizzare, no? Ma vediamo di trattenerci. Però abbiamo sentito che hai avuto un team d'eccezione per la bici, chiaramente, ma anche per l'uniforme c'è stata veramente un grande movimento e si sono attivate delle energie, delle tecnologie, delle persone per dare veramente il massimo. Parlacene tu dal tuo punto di vista, perché poi tu l'hai usato e l'hai usato alla grande, nel senso che non è che ci hai fatto la corsettina, ci hai fatto 24 ore in condizioni pazzesche, dove se qualcosa non funziona su quello che hai a contatto con la pelle, probabilmente, cioè sei stato un banco di prova fantastico, diciamo. Sì, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua con voi a raccontare un po' la mia impresa. Sì, allora è stato veramente un banco di prova estremo anche per la divisa, non solo per me, perché non è solo il fatto di andare in bici per tanto tempo, ma è stato anche condizioni climatiche veramente estreme, perché
si trattava, c'è stata una giornata veramente molto calda in generale, ma in quota a 1950 c'era giusto la nuvola di Fantozzi lì e c'era un freddo, era completamente inverno in cima, cioè. E poi io avevo fatto l'assistenza su in cima, no? Tutto lo staff era su in cima, tutti quei giubbini con le berrette, cioè su sopra c'erano 7-8 gradi, umidità al 100%, e giù sotto c'erano 30-32 gradi, un sole che spaccava le pietre, e potete immaginare, cioè, giù sotto un sudore della Madonna, su sopra freddo, e quindi avere dei materiali all'altezza era fondamentale per sopravvivere in queste condizioni. Sopravvivere. Sì, io sono partito un po' con l'obiettivo, come diceva Ivano giustamente, obiettivo personale di lanciare, a me piace stare a contatto con le persone, di lanciare i giusti messaggi. Il messaggio poi che volevo passare è che di non accontentarsi, insomma, di fare il salto dal gradino, di fare le scale di casa o di fare il solito giro della domenica, ma di andare un po' oltre, di cercare un po' di spostare un po' il limite e di andare un po' dove non si è mai stati. È lì veramente dove si può crescere tanto, è lì che si fanno esperienze che poi ti portano a realizzare poi i tuoi valori umani e di sentirti bene con te stesso, con la tua vita, con la natura anche. E poi, vabbè, se parliamo di materiali... Beh, dopo 2 o 3 ore, ragazzi, se cominciavo a sentire qualche ma la cucitura di qua, la cucitura di là, ciao. Invece la qualità dei materiali deve essere assolutamente all'altezza della situazione e si sono dimostrati all'altezza alla grande, proprio perché i problemi di quel tipo erano proprio gli ultimi che ho avuto, quindi i problemi ne ho avuti, ma di altro genere. È stata una bellissima esperienza, ringrazio anche per questo tipo di uniforme che non manca nulla rispetto alle uniformi passate che non erano ecosostenibili, veramente è perfetta. Posso continuare il mio racconto? Volete altri aneddoti? Certo. Ecco, stavo dicendo, per cui gestione dell'umidità, per cui tutta una serie di caratteristiche che sono fondamentali. Tu hai parlato di cuciture, c'è una cosa che magari vogliamo ricordare, Sergio, che abbiamo avuto anche qualcuno che ha confezionato, che ha dato stile e ergonomia a questi materiali. Sì, oggi non c'è, però è Rosti, diciamo, il confezionista è Rosti, Giovanni è una persona che ha, ripeto, anche lui una grandissima passione per il ciclismo, conosce il ciclismo dall'interno. Lo interpreta sempre al meglio, è sempre molto molto attento alle esigenze degli atleti e quindi proprio al loro benessere durante la corsa. E il fatto che Yuri dica che non si è accorto vuol dire che l'uniforme l'ha accompagnato in modo silenzioso, esprimendo le caratteristiche che avrebbe dovuto avere, diversamente si sarebbe accorto, no? Quindi questa è la testimonianza migliore poi del risultato che è stato ottenuto, che era quello che si voleva in sostanza. Quindi ci fa piacere, Yuri, averti accompagnato in qualche modo, essere stati presenti anche noi durante l'impresa. Eravamo in sella con te, a dire la verità. In qualche modo. Sì, la facevo io. Dovevi passarmela, però questo dovevi concedermela, era una richiesta, per favore. Era un sogno. Ecco, Yuri, c'è qualcosa che ci vuoi dire, che vuoi condividere della corsa, uniforme, non uniforme, ma proprio, cioè, l'impresa se stessa, e poi magari se puoi parlarci di qualcosa del tuo futuro, a noi fa piacere saperlo, no? Anche se, voglio dire, magari manca un po' di tempo. Beh, allora, innanzitutto io non mi dimentico mai il perché è vero io vado in mountain bike, che non è quello, che adesso sono diventato professionista, ma non è quello il vero motivo, non è motivo economico, e anzi questo
è semplicemente cioè, una forma di ringraziamento nei confronti dei miei sponsor che fanno diventare la mia passione il lavoro. Però il motivo vero è per avere un rapporto intimo con la natura, perché la natura ci può veramente dare tanto. In mountain bike riesco a trovare questo, ma riesco a trovarlo soprattutto se io la rispetto, la natura. E ti può dare comunque la qualità della vita, tante emozioni, i valori giusti. E quindi andare un po' a braccetto anche col vostro obiettivo dell'ecosostenibilità è un valore aggiunto e ne vado fiero di questo, è orgoglioso. Anche se magari non lo sanno tutti perché mi guardano sì la divisa come le altre, però io lo so e ne vado fiero. E niente, in futuro adesso come dice Ivano ci sono le gare, speriamo che ci siano le gare. Adesso abbiamo pianificato gli obiettivi di quest'anno, che saranno comunque il mondiale. Vabbè, io ho vinto tanto, non sono uno che sta lì vuole vincere due o tre volte la Rio, due o tre volte la Dolomiti, ma a me manca una medaglia o comunque, perché no, le possibilità ce le ho di vincere un mondiale, le possibilità ci sono, e da questa consapevolezza nasce il fatto che io mi impegno a fondo per raggiungere questo obiettivo fin quando ne avrò le forze e la voglia. Poi vabbè, con Scott è nata molto più di una collaborazione a livello di gara, come si è visto anche con questo obiettivo, con questa avventura. E quindi chi lo sa, continuate a seguirci, che ci saranno altre sorprese sicuramente. Non mancheremo. Io a questo punto se lascerei lo spazio se ci sono delle domande, ma anche da parte dei relatori. Chiunque voglia fare delle domande o a Yuri oppure alla nostra supply chain, visto che abbiamo la possibilità di averla qui, e perché riusciamo ad averla tutti insieme? Perché parliamo di un prodotto totalmente tracciabile e trasparente. Noi queste cose le possiamo fare perché sappiamo vita, morte e miracoli di chi ha fatto qualsiasi cosa all'interno di questo prodotto, e siamo felici. Ecco, tu Yuri dicevi difficile, no, capire da un prodotto, da una maglietta, un paio di pantaloncini se è sostenibile. Ecco, la nostra funzione oggi è proprio quella di condividere anche le cose che magari non si vedono ma che sono fondamentali, perché sappiamo che abbiamo soprattutto nello sport un consumatore contemporaneo che sta cercando questi prodotti sostenibili, ma ci deve essere una regola ferrea, che noi oggi abbiamo fatto lo storytelling, no? Si usa molto parlare di storytelling, raccontare una storia, ma abbiamo raccontato una storia di story making, dietro c'è anche chi le cose le ha fatte e noi possiamo testimoniarlo, per cui story making e storytelling insieme diventano un grande valore, diventano qualcosa di cui andare fieri e sono anche, secondo me, un vantaggio competitivo enorme dal punto di vista dei valori che si offrono al consumatore. Però ecco, questa è la sostenibilità che ci piace. Lascerei la parola a chi vuole magari fare delle domande, approfondimenti. Sì, buongiorno a tutti, sono Roberto Chiappa di TechCycling. Poco fa ho scritto una domanda per Sergio e Paolo in chat e mi piacerebbe sapere, per rispettive industrie, CTIP e Asahi Sakai, qual è la convenienza, se esiste in percentuale, tra il costo di produzione di un filato di un elastomero riciclato rispetto a un filato di un elastomero vergine derivato dal petrolio. Cioè, non credo che si tratti solo di un'opera di beneficenza per limitare le emissioni di CO2, ma ci deve essere anche un costo produttivo che sia ragionevolmente più basso, tale da modificare il processo di produzione stesso. E mi piacerebbe sapere qual è il risparmio, se esiste. Ma guardi, onestamente, quando si sposa una filosofia di ecosostenibilità non si pensa direttamente alla convenienza, Cioè si pensa al risultato, all'obiettivo finale. In questo momento il prezzo è una delle variabili e sicuramente non è la variabile più importante in questo discorso, per quello che mi riguarda. I costi, per rispondere poi, se ho ben compreso la domanda, oggi un costo, il filo
riciclato tendenzialmente costa leggermente di più, perché c'è un processo di ripolimerizzazione, no? dal prodotto, come ho detto prima, a fine vita viene riutilizzato, eccetera. Quindi ci sono costi di trasformazione indiretti che incidono anche sul prezzo della materia prima. Però, ecco, ripeto, dietro un filo riciclato c'è un'intera filosofia. Io ho detto prima che è parte di un piano di sostenibilità molto più ampio. E quando si parla di sostenibilità non si parla solo di qualità ambientale, ma si parla di sicurezza sul lavoro, perché ci sono coloranti, prodotti chimici. Si parla di equità sociale, prima parlavo di equità sociale, perché c'è anche un aspetto sociale che va considerato nella sostenibilità. Quindi il tema della convenienza sul filo riciclato io lo trovo in questo momento così marginale rispetto a tutto il resto. Spero di aver risposto. Sì, sì, assolutamente sì. Grazie, Sergio, ti ringrazio. Prego, grazie a te per la domanda. Cioè, il valore aggiunto che si dà in questo caso è veramente molto più ampio. Yuri diceva una cosa vera, no? Nel senso, parlando della maglietta, no? Cioè, voglio dire, i tifosi, gli appassionati che lo seguono, probabilmente non sanno, anzi, non c'è ancora questa visibilità. Lui però lo sa. E quando ha detto che lui si è avvicinato alla bicicletta per stare vicino alla natura, e quindi questo lo avvicina ulteriormente alla natura, è un po' questo il senso. Veramente è un po', sembra, non dico retorico, comunque un concetto ancora astratto, però c'è sempre maggiore sensibilità. Io non so voi, ma in questo periodo di lockdown in cui siamo stati devastati da questa situazione, tutti, che ha riordinato un po' le nostre menti e probabilmente ha dato anche una priorità diversa a noi stessi, questa sensibilità verso la natura è addirittura aumentata. Ora, noi vogliamo interpretarla in un modo molto molto ampio. Oggi parliamo di questo progetto, ma ripeto, dietro c'è una filosofia, un modello industriale diverso, sia per le persone, ripeto, che per l'ambiente. Questo è un po' il concetto che deve passare, anche se al momento la gente sembra non dare così attenzione alla maglietta di Yuri, perché non lo sa, però è importante credere in questo progetto in una logica naturalmente di medio e lungo periodo. Ecco, se posso permettermi di aggiungere a questa parte, parlerei non tanto dei costi dei fili, poi lascio la parola a Paolo che voleva ribadire anche su questa cosa, che questi fanno parte dei valori che i consumatori stanno chiedendo. E lo stanno chiedendo e lo sappiamo perché ci sono ricerche di mercato sia a livello italiano sia a livello internazionale, dove i consumatori cominciano a mettere ai primi posti, e l'abbiamo visto soprattutto post-Covid, a capire da dove arrivano le cose, chi le fa e come le fanno. E diciamo che non è solo una cosa che ci interessa dal punto di vista filosofico, ma quando noi abbiamo i retailers più importanti al mondo che in una ricerca di mercato hanno dichiarato che uno dei criteri per la selezione dei marchi che metteranno nei loro negozi sarà quello di andare a misurare non solo la bellezza del capo, non solo l'innovazione e il prezzo, ma anche quali sono i valori di sostenibilità che porta, semplicemente perché è stato fatto viene fatto tutti gli anni, c'è un motore di ricerca che si chiama LIST, e nel 2019, a fine 2019, tra i consumatori entrati nei grandi magazzini, nei retailer a livello internazionale, c'è stata una richiesta del più 75% del consumatore di trovare queste cose, dove significa sostenibili, dove però il consumatore ha bisogno anche di capire che cos'è questa cosa sostenibile, cioè non basta più dire eco-friendly o riciclato. Uno deve, come abbiamo fatto noi oggi, chiarire molto bene che cosa ha fatto e che cosa ha detto. Allora diventa un valore che anche dal punto di vista del vantaggio competitivo economico, perché nessuno è qui chiaramente per fare solo filosofia, e allora diventa un valore. Vi do solo un dato, posso inserirmi? Il settore tessile contribuisce globale, parlo, al 10% delle emissioni totali di CO2 sul pianeta. Il 10%, solo il settore tessile.
È chiaro che bisogna avere consapevolezza e parlarne di queste cose, farlo sapere, perché è l'unico modo per creare consapevolezza nella gente, che come diceva poco fa ovviamente Giusi, sembra ormai avviata verso questo tipo di verso questa direzione, insomma. Volevo solo aggiungere, per diciamo dare una ulteriore risposta come eroica a Roberto che ha fatto la domanda. Certo, l'operazione di riciclo è un nuovo procedimento, è un nuovo processo che deve essere, che è stato inserito diciamo nel procedimento originale, se lo vogliamo così definire. Ma i costi, giustamente, tu devi fare una cosa aggiuntiva, il costo c'è, questo non lo nascondiamo, non sono costi proibitivi, non è che quello che ti incide a livello di prodotto finale è 10 volte tanto, perché sennò a questo punto sarebbe anche antieconomico, quindi si mantiene sempre un livello di competitività a livello di prezzo finale, se vogliamo, a livello di prezzo di mercato, non è che si va... Che non so, se una bicicletta la Scott la vende a 5.000 euro, se la possibile diventa 50.000 euro, per cui non la compra più nessuno. Per fare un esempio magari un po' diverso. Quello che è interessante, e mi aggancio a quello che diceva Sergio dal punto di vista produttivo industriale, è che lo stabilimento Asai Kasei oggi viaggiano a scarto zero. Quello che prima non si poteva recuperare diventava rifiuto, e il rifiuto è plasticoso, plastica se vogliamo, no? per non, ecco, su polimeri di scarti di polietere, se ti faccio un nome chimico. Ecco, oggi non ci sono più. Tutto quello che viene anche a livello preconsumo nostro, diciamo sprecato, che non, inutilizzabile perché magari c'è un cambio di produzione, un cambio di partita, un cambio di qualsiasi cosa, una volta veniva, diciamo, smaltito come rifiuto. Oggi non esiste più, quindi se guardiamo la parte sostenibilità, noi oggi Asai Kasei, tutti gli stabilimenti Asai Kasei nel mondo sono a scarto zero, quindi tutto quello che viene, che veniva una volta prodotto e scartato, perché ovviamente non poteva essere recuperato, essere messo sul mercato per fornire un prodotto, un filo normale, utilizzabile, oggi non esiste più. E questo è il grande, grande vantaggio, che è quello che chiedono anche i brand, e che è quello che mi aggancio a questo punto anche a quello che diceva Giusi. Quindi direi che il discorso del costo, sì, ti confermo, c'è una differenza di costo, non è una differenza di costo esorbitante, ma se vai a vedere quello che è il vantaggio derivante dal punto di vista della sostenibilità, da quello che è la domanda, quello che chiede il mercato, quello che finalmente... Anche l'uomo, l'essere umano, il consumatore sta capendo piano piano, e ripeto, nello sport siamo pionieri nel campo applicativo, e direi che la cosa, insomma, è interessante. Ecco, penso, Roberto, spero di averti dato un ulteriore input in risposta alla tua domanda. Ecco. Sì, assolutamente sì, Paolo, ti ringrazio per il chiarimento e ti faccio anche i complimenti ad Asai Kasei per l'emissione zero, perché senza scarti, insomma, un processo produttivo senza scarti è un'eccellenza. So che le industrie giapponesi sono molto più avanzate rispetto a quelle europee, però un processo produttivo senza scarti veramente è il fiore all'occhiello. Complimenti e grazie per la risposta. Scusate se mi intrometto, perché c'è il signor Bertoni che... Scusami, devo solo finire. Questa produzione è fatta in Germania, quindi parliamo anche di un contesto europeo, non solo giapponese, in Giappone. Sì, però l'impianto produttivo, il progetto è sicuramente giapponese, perché insomma è vero che fatto in Germania va benissimo, però in Giappone lo facevano già 10 anni fa il processo, quindi ribadisco i complimenti. Siccome c'è il tempo che passa, abbiamo il signor Bertoni che ha una domanda, MTB. Buongiorno a tutti. La mia domanda è sempre per le due aziende. Sappiamo che il consumatore, se vuole comprare un prodotto green, sa che comunque costerà di più, perché il processo produttivo ovviamente è più costoso. La mia domanda è questa invece, per quanto riguarda invece il confezionatore, in Italia sappiamo che nel settore sportivo sono tantissime le aziende che realizzano tessuti sportivi. Come reagiscono i confezionatori al discorso green?
Guardi, buongiorno innanzitutto. Sempre con maggiore sensibilità e con maggiore attenzione, diciamo che del resto Scotton è un po' l'esempio, si stanno avvicinando un po' tutti a questa al tema della sostenibilità. In realtà lo sport, se lei si riferisce al ciclismo, magari è più recente, però se si riferisce allo sport in generale, all'outdoor in particolare, ci sono brand che hanno adottato la sostenibilità come ne hanno fatto un'identità, no? Anche brand americani, adesso non li cito, ma comunque sicuramente l'outdoor si è avvicinato ancora prima rispetto al ciclismo. Il ciclismo però sta recuperando molto molto velocemente. Confezionisti sono molto molto attenti, perché ovviamente sono in contatto, molti di loro hanno anche atleti, testimonial, e quindi ovviamente sono molto molto sensibili a questo tema della sostenibilità. Grazie. A lei. Ci sono anche altri esempi ovviamente di aziende, sì, che hanno adottato questo. Avrà forse letto, faccio solo una breve citazione, diciamo, sulla maglia rosa del Giro d'Italia, quest'anno è la prima. Mi può dire qualche marchio, scusi, giusto per qualche marchio, giusto per capire. Il marchio che sta utilizzando, che sta producendo la maglia rosa, è Castelli in questo caso. Ah, ok. Grazie. Prego. Sì, perché giustamente, come diceva Yuri, se uno sulla maglia non, il consumatore guardando la maglia non capisce che storia c'è dietro. Questo è, penso sia un problema difficile anche da comunicare, perché uno guarda la magliettina ma non sa che in realtà quella magliettina lì nasce magari da una bottiglia riciclata, appunto, come dicevate voi, no? Sì, e è anche difficile da comunicare. Forse il problema, lei ha centrato un po' il problema, è veramente la difficoltà è quella di comunicare la storia, quello che diceva Giusy prima, è lo sforzo che tutti stiamo facendo per cercare di comunicare meglio questo discorso, perché fino ad oggi in realtà è stato molto difficile, lo stanno facendo molto bene i brand dell'abbigliamento, perché si sono mobilitati, hanno investito peraltro, hanno investito moltissimo, e non solo quelli dell'abbigliamento sportivo ma anche quelli della moda, come sapete alcuni brand molto famosi, cito Prada per diciamo fare solo un nome, e quindi è evidente che questo sta entrando nella nostra cultura. Assolutamente, se posso aggiungere, come piattaforma dove noi vediamo un po' tutti questi svolgimenti, soprattutto con i brand, perché noi parliamo diciamo dell'integrazione dei materiali all'interno dei brand, e se vuole le posso mandare un elenco dei brand più importanti, per esempio, che stanno utilizzando materiali sostenibili, lo stanno anche comunicando sia per lo sport che per la moda, per l'intimo. Ecco, magari non stiamo adesso a elencarli tutti, ma ce ne sono diversi. E se lascia magari la sua email, le facciamo mandare. Perfetto, chi lo sta facendo. Sì, è chiaro che abbiamo una grossa opportunità, perché sapendo che abbiamo un consumatore pronto, abbiamo fatto un grande sforzo tecnologico negli ultimi 10 anni per integrare la responsabilità nei processi, nei sistemi e nei materiali. Adesso dobbiamo allineare lo sforzo tecnologico a quello di comunicazione, perché dire semplicemente è un riciclato, ci sono riciclati che costano 2 centesimi e riciclati che ne costano 50, ma non perché qualcuno guadagna sui 50, ma perché il processo, il sistema che ci sta dietro è totalmente diverso. Di qui l'esigenza di avere una comunicazione anche sul prodotto che sia allineata con i valori che rappresentiamo, che non sono solo quelli degli ingredienti. È un mondo difficile. È un mondo complicato, non è facile, sì. Però devo dire, e questo lo abbiamo visto a livello internazionale, con il Covid, che è stata una grandissima tragedia, si sono aperte delle strade nella percezione, anche dal punto di vista del consumatore, che comincia a chiedersi anche come sono fatte le mie cose, e non lo sta chiedendo tanto perché la biocompatibilità, è chiaro che noi non mangiamo l'abbigliamento, però ce l'abbiamo a contatto con la pelle e anche quello ha una sua importanza. L'etica sta superando, diciamo, quelli che sono i valori che aveva magari qualche tempo fa, per cui sicuramente complicato, ma come tutti, diciamo, i momenti di crisi,
si spalancano delle opportunità diverse che chi sta cogliendo in questo momento sta preparando il terreno per un modo di fare diverso, ma che è comunque un modo di fare business, perché se non si facesse business stiamo solo parlando di... Però sappiamo che esiste un nuovo modo. Oggi eravamo qui a raccontare questa storia perché non solo è successa, ma è stata messa alla prova duramente da tante cose. E dobbiamo ringraziare tutta una squadra esterna e interna per essere arrivati dove siamo oggi. Se non ci sono altre domande, visto che sono le 11, io non voglio portar via tempo a nessuno, perché so che tutti hanno 3.500 cose, finito questo. Se, ecco, vi ringrazio tutti. Io vi do in ordine del mio screen, per cui Paolo, Sergio, Yuri, grazie anche chi se n'è andato, come Nicola che non vedo, come Ivano che non vedo, grazie a Zai Casei, grazie a City perché hanno permesso questo, e Scott che ha guidato veramente questa volata, veramente, da Monaco in poi, e oggi in Italia ci ha fatto veramente tanto piacere. Ma sappiamo che ci risentiremo presto. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie a te, grazie a tutti. Buona estate. Grazie a tutti voi. Grazie, ciao. Ciao Yuri. Ciao. Possibilmente.